La pubblicità in rete è in forte espansione. Approfittane. Entra anche tu con Radio Stapp. Chiama il numero 340 7559 392. Jingle Spot. Ciao a tutti, sono Guglielmo Timpano e vi aspetto tutti i giovedì su Teleroma 56, canale 15, dalle 21 alle 23, con Giovanni Cervone e tanti altri romanisti e laziali. Direttamente al mister, insomma, mi risparmio una domanda, prendo spunto da Ubaldo Righetti, ha detto l'intensità è qualcosa che si può, insomma, insegnare alla squadra, su cui si può lavorare. Eh sì, gli si può insegnare è forse un termine troppo forte, perché si ha a che fare con dei giocatori che, perlomeno per quanto mi riguarda, ne sanno più di me di calcio giocato a questi livelli, perché io non ci ho mai giocato. È chiaro che si può riproporre poi un certo tipo di lavoro che va a toccare questa qualità che per noi ogni tanto diventa un tallone d'Achille. Mister, questa metamorfosi da primo e secondo tempo, al primo tempo Roma poteva anche chiuderla la partita, nella ripresa è cambiato tutto, apparentemente, insomma, forse in maniera anche superficiale poteva sembrare un qualcosa di fisico, perché a Roma si è un po' ritirata o più mentale. Cosa è stato a cambiare così tanto questa partita? È stato soprattutto la ricerca di qualità che non abbiamo fatto nel secondo tempo, ci è mancato un po' di coraggio di provare a giocare la palla, di anticipare quello che dovevano essere le giocate fatte in velocità nella qualità, perché loro avevano messo più duelli individuali, avevano alzato un po' il baricentro della squadra, cosa che per noi doveva essere poi un vantaggio, perché ci doveva portare a giocare più negli spazi e di conseguenza ad avere agevolazioni da quelle che sono le nostre caratteristiche. E invece siamo stati un po' titubanti nell'andare a fare la fase difensiva degli uno contro uno, nell'andare addosso poi agli avversari, e loro sono in un momento importante, sono in una condizione eccezionale, per cui non avendo portato noi la partita su quelli che sono binari più congeniali a noi, ce l'hanno portata loro e ci hanno fatto poi il risultato in base anche a qualche ingenuità nostra. Ciao a tutti, sono Guglielmo Timpano e vi aspetto tutti i giovedì su Teleroma 56, canale 15, dalle 21 alle 23, con Giovanni Cervone, Virgilio, con Mirko D'Arpa, ma anche con Roberto Fusillo, Paolo Peroso, Emiliano Donati e tanti altri romanisti e laziali. Flavio Maria Tassotti, Martina Procaccini e poi soprattutto la vostra interazione, è già, perché potete mandare i vostri messaggi e WhatsApp al numero che apparirà per tutta la puntata in sovraimpressione. Cosa aspettate? Tutti i giovedì sul canale 15 di Teleroma 56. Come sempre, in gioco pericoloso. La pubblicità in rete è in forte espansione. Approfittane. Entra anche tu con Radio Stapp. Chiama il numero 340 7559 392. La pubblicità in rete è in forte espansione. Approfittane. Entra anche tu con Radio Stapp. Chiama il numero 340 7559 392. Siamo ritornati al passato per inventare la comunicazione del futuro. Radio Stapp, l'esperienza di ieri nei multimediali di oggi. Radio Stapp, l'unica. La scelta vincente. La pubblicità in rete è in forte espansione. Approfittane. Entra anche tu con Radio Stapp. Chiama il numero 340 7559 392. Siamo ritornati al passato per inventare la comunicazione del futuro. Radio Stapp, l'esperienza di ieri nei multimediali di oggi. Radio Stapp, l'unica. La scelta vincente.